Silenzio assoluto per questa vicenda. Grazie a tutti intanto per essere venuti, grazie ai ragazzi che hanno organizzato veramente qualcosa di bellissimo. Veramente oggi non c'è unito soltanto un paese, ma c'è unito una città. Adesso la difficoltà sarà nello stare vicini a questa famiglia nei giorni successivi a questa tragedia. Perché un fatto è la presenza della manifestazione, un altro e nella quotidianità. Sappiate tutti quanti, familiari, se le cose dovessero andare male, speriamo ovviamente di no, potete contare su tutti, su una città intera che vi sostiene. Quindi sul paese, io ripeto che veramente oggi ho dato una risposta veramente bellissima. Facciamoci questo minuto di silenzio e poi sciogliamo con un grande applauso, assolutamente, un attimino, per Francesco, che ha fatto quello che è il dovere di ogni cittadino, ossia proteggere la sua casa e la sua famiglia soprattutto. Perché le cose sono andate in questa maniera, ma sarebbero potute andare anche diversamente. Quindi è giusto anche dire le cose come stanno, va bene il buonismo, però quello che è avvenuto poteva accadere, poteva succedere al tizio che da Catania ha fatto chilometri e chilometri per venire a rubare qui, poteva accadere purtroppo alla moglie di Francesco o al figlio. È stata una settimana drammatica perché ci siamo trovati davanti a un fatto inaudito, un lavoratore che si trova delle persone in casa reagisce in maniera, non so come dire, violenta, non so, consulta e purtroppo muore una persona. In questo momento siamo tutti vicini alla famiglia Putortì, qui non si danno giudizi, non si dice che il ladro ha fatto un reato, questo ci penserà la magistratura e ci penseranno i giudici. Qui siamo semplicemente vicini alla famiglia Putortì che sta vivendo un dramma. Tutta la comunità di Oliveto si è stretta accanto a questa persona e come potete vedere c'è questa manifestazione di solidarietà. È semplicemente una manifestazione di solidarietà umana nei confronti di una famiglia che sta vivendo un dramma. Tutta la comunità è vicina alla famiglia. Professore, che idea si è fatto? Cosa è successo e perché? La domanda che ci facciamo tutti, persone da Catania, da fuori, non era il primo furto? No. Vengono proprio a Oliveto. Un motivo ci sarà, io non lo so spiegare. Oliveto non è un paese ricco, è un paese di lavoratori, di impiegati. Nelle nostre case non ci sono grandi ricchezze, ci sono i risparmi di noi lavoratori, di noi impiegati, di noi funzionari. Non me lo so spiegare perché, semplicemente ripeto, è un dramma che ha colpito in maniera violenta questa comunità. È in maniera terribile, tutti ci stiamo trovando spaesati, non ci diamo una ragione, ripeto, anche perché Francesco Putortì era un lavoratore, una persona che partiva la mattina per portare il pane a casa. Presente questa sera anche il figlio, sì, Angelo, 18enne. Ho intravisto Angelo. Magari cerchiamo anche di... Ho intravisto Angelo, che è amico di mio figlio, quasi coetaneo di mio figlio, l'ho visto che anche lui è abbastanza provato da questa situazione. E qui diamo tutti i sentimenti della nostra vicinanza. È un ragazzo che adesso deve sostenere gli esami di maturità e le sosterrà, non sappiamo con quale animo, sicuramente non con un animo sereno. Questo. Un ultimo commento, un dramma nel dramma, la permanenza di Francesco in carcere dietro le sbarre da lunedì 27 maggio. Il GIP ha deciso così, ne prendiamo atto. Prendiamo atto della decisione del GIP. Saranno i giudici, con la serenità speriamo, a giudicare questa vicenda. Un'ultima cosa che voglio dire è che i giovani del paese che hanno organizzato questa manifestazione partiranno con un crowdfunding per raccogliere dei soldi, una colletta a livello nazionale, per darla alla famiglia che sta sostenendo tante spese, sia legali, sia dal fatto che manca lo stipendio del signor Putortì.